nel 1966 una sua canzone, un giorno dopo l'altro, diventa una sigla di una trasmissione televisiva famosissima, I Maigret, interpretati da Gino Cervi, dai famosissimi romanzi di Simenon. Tenco aveva appena cambiato la casa discografica e con essa cambiò anche città e ambiente. L'RCA, la nuova casa discografica, aveva fatto di Roma la nuova capitale della canzone d'autore e decide di fare una serie di iniziative promozionali per appunto promuovere Luigi Tenco, e il primo di questi, di queste iniziative promozionali, è appunto di assicurarsi questo passaggio fisso televisivo nelle sigle di Maigret. È un passaggio solo in voce, con una chiara composizione di atmosfera francese. La canzone è un altro piccolo capolavoro. Un giorno dopo l'altro, dove la vita continua a passare uguale e monotona, col suo peso di sempre. In Tenco c'è la nostalgia. Dalla nostalgia, mentre Cervi guarda incantato la nave che ha già lasciato il porto. La fa anche in una edizione francese, la canzone si chiamerà Le Temps Fil Séjour, e nei titoli di coda si vedono indimenticabili immagini del protagonista Gino Cervi, che interpreta appunto il famoso commissario Maigret. Che è scritto da Simenon. Sì. Che è il tuo autore preferito. Sì, nel tempo, leggevo cose anche più articolate, nel tempo è uno degli autori che ho letto di più. Simenon. Ne hai tutti, credo che tu abbia tutte le edizioni. Diciamo che lui alternava sempre, era un maniacale Simenon, alternava sempre un romanzo di Maigret con un romanzo più autentico e con più pretese. E quello di Maigret vendeva di più. Sì, forse vendeva di più, ora lui è famosissimo, vende anche nei suoi romanzi, è uno degli autori più letti nel mondo, però è curioso che mentre Maigret è completamente assessuato, lui dà del lei Maigret alla moglie, nei romanzi forse anche più simenoniano, perché è noto che lui pare che sia stato con milioni e milioni di donne, che ne avesse una vera mania. Però ecco, diciamo anche che Tenco in queste canzoni, ripeto, poi chansonnier francesi che gli piacevano tanto. Tutti i modelli che in qualche modo si intrecciano. Forse. Come molte canzoni di Tenco, è stata interpretata da grandi cantanti. Qui ascoltiamo la versione di una bravissima cantante che è stata Mia Martini. Anche lei è morta giovane, in circostanze non chiare, anche lei vittima di un mondo musicale estremamente superficiale. Sì, l'avevano accusata di portare sfortuna, no? Di essere... Sì, ora, un mondo civile si può pensare che una persona porta sfiga. E lei, che era una grandissima cantante e anche una donna molto sensibile, in qualche modo ne ha pagato un carissimo prezzo. Ha interpretato altre canzoni di Tenco, no? Sì. Molte. Vedrai. I sogni sono ancora solo, e l'avvenire ormai quasi passato. Un giorno dopo l'altro, la vita se ne va. Domani sarà un giorno uguale a ieri.
Questa è una canzone un po' diversa dalle altre, meno struggente dal punto di vista della malinconia e del rimpianto, c'è più un senso di inevitabilità della vita. Io trovo una canzone stanca. Tutti i giorni corrono sempre uguali. La speranza ormai